con tutti voi. Buonasera fratelli e sorelle, che grande gioia che abbiamo di poter ricominciare le nostre celebrazioni in questo luogo santo e anche bello, la nostra carissima chiesa di Mondondone. Prima di tutto dobbiamo ringraziare Dio per tutto quello che abbiamo, quello che siamo. Poi gli altri ringraziamenti giustissimi li faremo alla fine della nostra celebrazione, perché dobbiamo appunto mettere tutto deve convergere verso il nostro Signore, verso il suo sacrificio per la nostra salvezza. Ecco, proprio in questo spirito la liturgia di oggi ci invita a resistere alle tentazioni, cosa molto importante, per allontanare da noi il male. E noi per prepararci per celebrare bene questo momento così particolare, sappiamo che non sempre resistiamo alle suggestioni del male, peccato, siamo dei poveri peccatori, ma cerchiamo di risollevarci, dobbiamo risollevarci tutte le volte e ripartire, ricominciare il nostro cammino, in questo periodo particolare il nostro cammino quaresimale. E questo cammino deve essere un cammino, io sono molto felice, per un po' di circostanze, diciamo così, fortuite, ho dovuto cominciare oggi, fare oggi questa celebrazione, ma sono molto contento perché rispecchia molto bene questa chiesa, come era e come è diventata splendente, così devono diventare i nostri comuni, ai fratelli e sorelle. Così, anche così amati da Dio, come è amata questa chiesa da tutti voi che siete venuti in numero così significativo, e proprio per questo ci guardiamo dentro, vediamo le nostre debolezze, le nostre miserie, i nostri peccati e di tutto chiediamo perdono al Signore. Il Signore che ci inviti al perdono, fratello, prima di presentarci al tuo altare, Kyrie eleison. Cristo, che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, Cristo eleison. Signore, che hai effuso lo Spirito per la remissione dei peccati, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio paziente e misericordioso, che rinnovi la tua alleanza con tutte le generazioni, disponi i nostri cuori all'ascolto della tua parola perché in questo tempo di grazia sia luce e guida verso la vera conversione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiami e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi. Non sarà più distrutta alcuna casa dalle acque del diluvio, né il diluvio ne passerà sulla terra. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza. Io pongo tra me e voi, e ogni essere vivente che è con voi, per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra
e apparirà l'albero sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi, e ogni essere che vivi in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio per distruggere ogni carne. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: tutti i signori, tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Tutti i sentieri sono amore e fedeltà. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia per la tua bontà, Signore. Tutti i sentieri sono amore e fedeltà. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spirito andò a portare l'annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, otto in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi. Non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Parola di Dio. Che giornata bella, che giornata di festa per i fratelli e sorelle di Dio.
ringraziamo, lo dico di nuovo, ringraziamo Dio. E poi bisogna dire che in queste circostanze si vede veramente la fede vissuta, cioè quando c'è questo desiderio molto profondo di poter pregare nella propria chiesa, e nelle circostanze non molto facili, perché poi sappiamo molto bene come siamo messi con il numero dei sacerdoti, quante difficoltà ci sono, però vedete, non bisogna mai perdere la fede, non bisogna mai lasciare che le cose vadano perdute, perché il Signore ha i suoi modi di agire, i suoi tempi di agire, e noi dobbiamo sempre porre fiducia in Lui, sempre. E guardate, parlando delle tentazioni, il Vangelo di oggi, le tentazioni ci sono, ce lo dice il Vangelo nel quale il Signore ci dice: credete nel Vangelo, ci invita, ci chiama, ci esorta di credere nel Vangelo. Questo Vangelo ci dice che Gesù è nel deserto e lì è tentato da Satana. Beh, se lui è tentato da Satana, lui, figlio di Dio, Satana sapeva molto bene che lui, allora è chiaro che Satana c'è, il male c'è, le tentazioni ci sono, ma qui Gesù ci lascia un insegnamento molto forte, non solo per le tentazioni, ma con tutta la sua vita, perché lui non ci ha lasciato un insegnamento scritto, ma un insegnamento vissuto. E a questo siamo chiamati noi, a accogliere nei nostri cuori questo insegnamento del Signore per viverlo anche noi. Ecco, dunque lui ci insegna con quello che ha vissuto lui, che si può resistere alle tentazioni, si deve resistere alle tentazioni. E una delle tentazioni è, come dicevo, quella di non fare più niente, di lasciar perdere, lasciamo stare, diciamo inutile tutto. No, no. Bisogna sempre mantenere la fede nel Signore, sempre, sempre. E poi quando arriva il momento giusto, anche qui bisogna saper leggere i segni del tempo, aspettando con pazienza, perché i tempi di Dio non sono i nostri tempi, per fratelli e sorelle. Quando arriva il momento giusto, fare la nostra parte. Devo dire che è quello che ho notato, proprio quello che ho notato qui, in questa circostanza della preparazione di questa riapertura, una cosa molto molto bella a vedere. Vi dico sinceramente, si lavorava, si faceva di più di quello che io ero capace di seguire. Io non ero capace neanche di, perché i programmi sono quelli che sono, ma voglio dire, con quanto slancio, con quanto cuore, con quanto desiderio si è fatto tutto quello che vediamo qui, una bellissima cosa che sicuramente, sono certo, al Signore piace tantissimo, ed è questa la cosa più importante, perché lui, il fatto di essere arrivati a questo punto è un chiaro segno che lui vuole questa chiesa funzioni. E noi abbiamo risposto al suo desiderio. E io sono molto contento che i fedeli, prima di tutto, hanno capito e si sono messi al lavoro per portare, per fare, come dicevo, per fare tutto la loro parte. Dunque non dobbiamo mai, soprattutto poi vedete, una cosa così buona, così bella che è la Chiesa, qui non può dire nessuno che è interesse di quello, di quello, di quell'altro, qui è il nostro interesse a servire il Signore tutti quanti, è la comunità, e questo è ciò che è la cosa più importante. E poi bisogna anche ricordarci che cammino quaresimale è pieno di ostacoli, ecco, non dobbiamo neanche illuderci che Satana poi starà così, ma che bello che quelli hanno aperto una chiesa e adesso pregano, si darà da fare, lavorerà, perché lui non sta mai fermo, non
vai in ferie, non vai in vacanza, ma lavora, lavora come. Più si fanno delle opere buone, più ci mette anche lui lo zampino dentro e rema contro, e come rema contro. Noi non dobbiamo mai lasciarci tentati in questo senso, assolutamente, con le sue opere e quello che fa. Con pazienza, con collaborazione dobbiamo andare sempre avanti e ovviamente tutto, tutto si realizza e questo è uno dei segni fondamentali quando la strada è quella giusta sotto l'autorità del Vescovo, sotto l'autorità del Vescovo. Quando si fanno le cose così sicuramente non si può sbagliare. E noi siamo contenti di fare proprio questo. Il Vescovo conosce molto bene tutto quello che si fa, è informato, è contento, dunque anche noi possiamo esserlo veramente. Ognuno di noi poi nel suo cammino quaresimale, ovviamente dobbiamo lottare contro il male, contro le tentazioni che sono intorno a noi tutti i giorni. Dobbiamo lottare sempre, ma nella quaresima in modo del tutto particolare. E attenzione, perché qui ci sono anche altri elementi molto importanti. Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Qui c'è un'altra tentazione, quella di dire: ah, ma Gesù l'ha detto 2000 anni fa, il regno è vicino. Non è proprio vicino, non vuol dire 1000-2000 anni, vuol dire che è ancora un po' avanti. No. Per un vero cristiano quello che conta è il presente. Dunque io devo ora, subito, alzarmi e cambiare vita, perché ce lo chiede il Signore, convertirci, buttare via il nostro male, quello che vediamo che dentro non va bene, e cambiarlo nel bene. È fondamentale per tutti noi, ce lo dice il Signore, non lo dice Don Giuseppe. E se lui dice il Signore, ma ascoltate, credete nel Vangelo, sono queste le parole alle quali dobbiamo credere. Ecco dunque, cari fratelli e sorelle, il nostro cammino quaresimale, la nostra vita deve essere penetrata da questo spirito, lo spirito di miglioramento, ma soprattutto lo spirito del combattimento del male. Perché noi alla perfezione non arriveremo mai, questo è certo, però a lottare contro il male dobbiamo ogni giorno, in ogni momento della nostra vita, tutti noi, nessuno escluso. Guardate che io non predico solo da qui per là, predico, penso, rifletto anche per me stesso, sempre. E dunque dobbiamo, sempre troviamo qualcosa da migliorare, sempre dobbiamo lavorare. È un po' come andare dal medico, nessuno può dire: ah, io sono perfettamente sano. Non esiste. Qualche problema ce l'abbiamo tutti di salute. E più andiamo dal medico per controllarci, per essere sinceri, per dire cosa mi fa male, dove mi fa male, più mi può aiutare. Più nascondo, più rimando, ma non vado oggi, non vado domani. Le cose vanno male. La salute va sempre peggio e a un certo momento ci sono le sofferenze che sappiamo. Dal punto di vista spirituale non è così, è molto più forte tutto questo, perché lì quando si muore spiritualmente e per l'eternità, ricordiamoci sempre questo, non è che si muore fisicamente, quello è un'altra cosa, è un dolore anche quello ovviamente. Ma la morte spirituale è la cosa assolutamente peggiore. Noi ovviamente cerchiamo con i mezzi che conosciamo, con la preghiera, il nostro rapporto con Dio, con la carità, il rapporto con il prossimo e con digiuno, astinenza, varie rinunce,
per quello che riguarda il rapporto con noi stessi, cerchiamo di appunto tenere lontano, lottare, combattere, fare degli sforzi contro il male, perché il male sia il più possibile lontano dalla nostra vita. Sarà anche una soddisfazione, perché mi renderò conto che padrone della mia vita sono io, non è l'inquilino di sotto, ma sono io, e questo mi darà molta soddisfazione, ma soprattutto sarà una grande soddisfazione nel cielo, per il quale cielo, regno dei cieli, siamo stati creati tutti quanti e siamo aspettati lì, non da essere cacciati via, ma per essere accolti nell'amore di Dio. Credo in un solo Dio. Soccorrici con il tuo spirito e parla.
Cristo nostro Signore. Sì.
Ti rinnovi, oh Signore, la nostra vita e con il tuo aiuto si ispiri sempre più al sacrificio che santifica l'inizio della Quaresima, tempo favorevole per la nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Astenendosi per 40 giorni dagli alimenti terreni, egli dedicò questo tempo quaresimale all'osservanza del digiuno e vincendo tutte le insidie dell'antico tentatore, ci insegnò a dominare le suggestioni del male, perché celebrando con spirito rinnovato il mistero pasquale possiamo giungere alla Pasqua eterna. E noi, uniti alla moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Grazie.
preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro vescovo Guido, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. In modo particolare ricordati di tutti i defunti che riposano nel cimitero di Mondoldone, per i quali preghiamo in questa celebrazione. Ricordati anche di Anna e Luigino e dei defunti famiglie Fiori Cremaschi, e ricordati anche di Ermelinda e Angelo, suffragati tutti in questa celebrazione, e nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti ammessi alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Bartolomeo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Amen. Sia santificato tuo nome, venga la tua gloria, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: lascio la pace, do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Diamoci il dono della pace. Thank you.
il pane del cielo che alimenta la fede, cresce la speranza e la forza, la carità. Insegnaci ad aver fame di Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni parola che esce dalla tua bocca, per Cristo nostro Signore. Amen. Premesso che non è semplice, che questa cosa l'avrebbe fatta mia mamma, quindi io sicuramente non sarò all'altezza, ma ci provo. Da sempre la chiesa di Mondondone ha rappresentato per tutta la comunità non solo la nostra chiesa, ma anche un luogo di profonda e sincera congregazione. Poter essere oggi tutti qui ha pertanto un valore unico e speciale per chi ha il privilegio di essere seduto ancora su questi banchi, davanti a questo altare, e per chi, da lassù, avendo dedicato tempo in vita, sicuramente gioirà per questo in paradiso. Per tutto ciò, caro Don Giuseppe, che per primo, è per questo che il primo ringraziamento va proprio a te, per aver creduto e voluto fortemente la riapertura di queste porte, a Michele e a tutto lo staff che ti ha supportato tecnicamente in questo lavoro, al nostro sindaco per l'impegno in prima persona e per la presenza durante tutto il percorso, a tutti coloro che dietro le quinte da subito si sono resi disponibili per rendere ancora più bella la nostra chiesa. Ed un pensiero speciale a te, buongiorno. Immagino il tuo cuore colmo di gioia in un giorno tanto atteso, in un momento così importante per quella che da sempre e per sempre sarà la tua comunità. Mi rimane di dire altro che prima di tutto ringraziare anche io il Monsignore, perché ci lega una lunga amicizia, ma non soltanto, io ho i problemi perché nella la quinta messa c'è poco, scusate che allora il Monsignore, da quando sono entrato in questa diocesi, mi ha accolto con un amore veramente fraterno. E adesso da un po' di tempo anche mangiamo il pranzo insieme nella comunità di Voghera, e lì mi aiuta a conoscere le comunità che ho preso in mano di recente, che è veramente una grazia, vi garantisco, perché è molto importante avere delle informazioni validissime su cosa conviene fare, su cosa non conviene fare, ed è una grandissima ricchezza. Ecco, qui già rispondo un po' anche alla domanda che ci fanno in tanti, ma come riesci a far fronte a tanti impegni? Perché non è il mio merito, per carità, non è questo il vero problema, ma con gente come lui, con gente come l'amministrazione comunale che ci ha aiutato tantissimo in questo periodo, il coro che è venuto, non parlo poi della gente che ha cominciato a fare la pulizia, io ero un po', come dire, un po' deluso quando sono entrato e ho visto ragnatele, polvere, qualche cosa, un po' di calcinacce per terra. Poi era incredibile l'evoluzione delle pulizie, l'impegno, che è stato un impegno su questo. Così riusciamo a fare i nostri doveri. Il problema vero non è che siamo pochi preti, il problema vero è come ci organizziamo, come siamo aiutati per andare tutti insieme per la gloria di Dio. Se noi facciamo questo, riusciamo di tutto. Se noi vogliamo fare, io voglio prevalere, io devo farmi vedere, io non facciamo niente. Ecco di nuovo le tentazioni. No. Noi continueremo ad andare avanti così, insieme. Io cercherò sempre di darvi, anzi, non cercherò, vi chiedo di darvi aiuto come avete fatto fino adesso e anche di più, e sicuramente così riusciremo a fare delle cose. Questa chiesa è un esempio, è l'esempio per eccellenza in questa mia comunità enorme di sette parrocchie,
che sapete molto bene che ho. Bene, allora, qualche avviso che continua l'idea iniziata appena prima, è questo. Dunque, a cominciare da sabato, Michele verrà qui alle ore 18 per le funzioni che lui può e ha diritto di fare: rosario, liturgia della parola e distribuzione della comunione. Lo farà volentieri, vedo che gli piace molto, mi aiuta moltissimo anche Sant'Antonino, e dunque anche questa è una grazia di Dio. Abbiamo Marco che ci aiuta anche lui, ci aiuterà in diverse occasioni, anche se Marco non riesco a toglierlo da bocca, scherzo ovviamente, qui non è una lotta per una persona, ma no, siamo perfettamente d'accordo in tutto, anche con i nostri colleghi di Voghera. E poi l'altra bella cosa che vi voglio dire, perché possiamo fare, vedete come il Signore lavora, la prossima nostra celebrazione qui, le prossime due celebrazioni saranno Domenica delle Palme e Pasqua. Lo posso fare perché arriva mio fratello, l'altro sacerdote che mi aiuta. Dio vede e provvede. Mio fratello è docente universitario, sa benissimo la messa latina, quella messa la Roma cattolica, sa benissimo l'italiano, poi avete l'occasione di vederlo, predica meglio di me, dunque tranquilli, siamo in buone mani, ringraziamo Dio. Bene. Alla fine della nostra celebrazione, che concludiamo con la preghiera, l'orazione sul popolo e poi con la benedizione solenne alla fine, ci sarà un piccolo rinfresco qui dietro, ovviamente invitati tutti. Preghiamo. Scendo, Signore, sul tuo popolo l'abbondanza della tua benedizione, perché cresca la sua speranza nella prova, sia rafforzato il suo vigore nella tentazione e gli sia donata la salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio Padre misericordioso conceda a tutti voi, come al figlio prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Amen. Cristo modello di preghiera e di vita vi guidi nel cammino della Quaresima. Amen. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. Amen. La benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su tutti voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorifichiamo Signore con le nostre opere e con la nostra vita, andiamo in pace. Veniamo, grazie a Dio. Buon cammino di Quaresima e buona serata, buona settimana e come dicevo, vi invitiamo a riflettere.